essere il migliore. Sii unico. Credi in te. Impara ad amarti. E datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. Vivi il tuo wish. E costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà. E sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale, e in questa puntata anche nell'inconscio umano. Infatti, come hai letto anche dal titolo dell'episodio di oggi, parleremo di psicologia dei sogni, questo argomento che viene trattato più o meno in maniera professionale in giro per il web, che tante volte non riesce veramente a sfatare i miti che ci sono dietro alla psicologia dei sogni. La affrontiamo, la mettiamo a tavolino all'interno di questo episodio, lo facciamo con una vera esperta. Sto parlando della psicologa Donatella Taverna, che ho avuto veramente il piacere di poter intervistare e di portare all'interno delle tue orecchie, della tua mente oggi con questo episodio. Devi sapere che finalmente si parla anche di sogni all'interno di questo podcast, perché in tutte 250 episodi di questo podcast non abbiamo mai affrontato questo argomento. Molti di voi all'interno del canale Telegram mi avete scritto privatamente per parlare appositamente di questo argomento, e quindi eccoci qui che lo facciamo insieme una volta per tutte. Se non è la prima volta che passi da queste parti e non sai come funziona bene questo podcast, devi sapere che oltre a questi episodi totalmente gratuiti che puoi ascoltare su Apple Podcast, su Spotify, su Amazon Music, insomma dovunque tu voglia, esiste anche un mondo in più. Sto parlando del canale Telegram delle menti libere, un canale segreto privato al quale puoi accedere in maniera totalmente gratuita, a patto che mandi il messaggio al mio contatto personale su Telegram, Matteo Neroni, la frase "sono una mente libera". Da quel momento in poi anche tu potrai, così come altre mille persone, accedere a questi contenuti e poter partecipare anche alle dirette che faccio, e non accontentarti soltanto, no, degli estratti che porto all'interno di questo podcast. Quindi ragazzi, che dire, non perdiamo altro tempo, entriamo nel cuore di questo episodio, cerchiamo di capire di che materia sono fatti i sogni, ma soprattutto la vita è fatta per sognare, o sognare aiuta meglio a vivere questa vita? Cosa dice la psicologia? Cosa possiamo fare noi, anche se magari non andiamo per forza in psicoterapia, con i nostri sogni? Esiste un modo per lavorare sui nostri sogni in maniera personale? È possibile interpretare individualmente i propri sogni? Ecco, oggi lo scopriamo all'interno di questo episodio, così come tanti altri tabù. Cercheremo di sfatare anche quello di chi, per esempio, afferma di non sognare per nulla. È possibile farlo, oppure non ci ricordiamo cosa stiamo veramente sognando? E se è così, cosa significa? Insomma, le domande sono veramente tante, è un episodio veramente molto ricco, quindi ti lascio adesso in compagnia della dottoressa Donatella Taverna, che ci parla di psicologia dei sogni, cosa dicono di noi e come possiamo imparare piano piano a comprenderli nella vita di tutti i giorni. Io sono Donatella Taverna, sono una psicologa e nasco come, in realtà sono Rorschachista, quindi sono un'esperta nell'uso del test di Rorschach. Vivo e lavoro a Palermo, mi occupo prevalentemente di clinica nel mio studio, quindi di psicodiagnosi e anche di clinica con i pazienti. Lavoro molto con i sogni, con l'uso dei sogni e anche con le fiabe, in realtà. Quindi proprio su come si utilizza poi anche sia il sogno ma anche la fiaba all'interno della terapia. Perché poi sono queste, diciamo, le mie più grandi passioni. Sono molto contenta oggi di parlare di sogni qui con te, perché mi piace l'idea di intanto di poter
diffondere anche la psicologia, di aprire le porte anche ai non addetti ai lavori, ma soprattutto mi piace molto l'idea di poter sfatare dei miti attorno ai sogni, perché c'è sempre questo mito sul sogno, su tutta una serie di cose che magari adesso andremo ad affrontare con più calma. Quindi questa sono io. Bene, sono contento perché sei proprio, mi sembra di capire, una collega, una psicoterapeuta, una professionista che ha messo proprio al centro la dinamica della psicologia del sogno, no? Nella sua vita professionale. Quindi mi piacerebbe proprio anche poi conoscere, sapere come ci lavori, anche poi in terapia, ovviamente, no? Tenendo presente lo spazio in cui siamo, no? Con i limiti che dobbiamo rispettare rispetto a questo. Allora, io comincio subito a chiederti, no? Donatella, voglio Scusami, partire da quello che Matteo. dicevi tu prima. Prego. Scusami, no, questo diciamo non l'ho detto, magari lo volevo precisare. Io sto completando la formazione in ambito analitico junghiano. Questo lo dico perché adesso ha un senso anche per la nostra conversazione rispetto a come faremo la valutazione dei sogni e a quello che diremo. Quindi scusami se ti ho interrotto, ma questo ci tenevo a dirlo. Ecco, allora partiamo da questo. No, qual è la differenza tra un approccio e un altro? Cioè, cosa cambia per gli psicologi nel concreto il lavoro che fanno sui sogni? Cioè, qual è il ruolo che la psicoterapia junghiana, che è proprio questo indirizzo sulla quale tu ti stai formando, dà ai sogni? Ok, rispetto al metodo classico, quindi quello che poi anche la gente comune pensa, che secondo la psicanalisi classica, quindi di Freud, il sogno ha un contenuto manifesto, quindi tu sogni qualcosa e poi c'è dietro un contenuto nascosto, quindi una censura, quindi bisogna andare a capire cosa c'è dietro, fare un'interpretazione di quel contenuto, se hai sognato tua madre, chissà cosa significa, tutta una serie di interpretazioni a posteriori. Secondo invece il metodo analitico junghiano, il contenuto del sogno è un contenuto che porta all'inconscio, quindi è un contenuto proprio dell'inconscio dove non c'è una censura in realtà. Se l'inconscio ti vuole portare quell'elemento, quel contenuto, te lo presenta, non ha bisogno di nasconderlo o di occultarlo. Se ti vuole portare tua madre, perché le madri sono sempre in mezzo, ti porta tua madre, cioè non porta chissà che cosa. Poi è chiaro che ogni elemento che viene portato nel sogno ha un simbolo, quindi va simbolizzato, significa qualcosa, però va anche sempre calato all'interno della persona che sogna quel contenuto. È chiaro che un gatto è un gatto, però se io sogno un gatto significherà qualcosa per me, ma se lo sogni tu significherà anche qualcosa per te che è diverso. Tu magari sei uno che ha paura dei gatti, quindi questo elemento è diverso. Infatti anche nel metodo, per esempio, junghiano, il sogno non va mai interpretato in maniera isolata, cioè io non è che prendo un sogno e interpreto il sogno così. Per esempio, una cosa che spesso molti fanno quando incontro qualcuno e dico che lavoro con i sogni, ah, che bello, ho sognato questo, che significa? E che Ok. ne so? Effetto cartomante. Effetto cartomante, dico, e che ne so? Non possiamo saperlo perché il sogno va sempre molto contestualizzato, il lavoro con i sogni è una cosa molto complessa, molto delicata, perché tu non puoi interpretare un sogno senza sapere cosa è successo prima, qual è la storia clinica del paziente, cosa sta attraversando quel paziente e va proprio letto anche in funzione della storia del paziente. Ecco qual è la differenza. Poi sostanzialmente nel metodo junghiano diciamo che non c'è poi tutta questa dietrologia, tu analizzi il contenuto del sogno e è chiaro, ripeto, che ci sono dei simboli che possono essere più o meno universali, però va sempre anche adattato alla persona e il contenuto è quello, dobbiamo capire cosa ci sta dicendo il sogno. Ottimo, mi piace molto questa specificazione che dai fin dall'inizio, no? Donatella, rispetto poi anche alla metodologia junghiana. E invito anche le persone che ci stanno seguendo in questo momento, se vi va, di interagire con noi, insomma, anche raccontarci la vostra esperienza, se avete delle domande, insomma, siamo qui non per mordere, ma per rispondere come se fossimo un po' in una tavola rotonda. Quindi sappiate che potete interagire con noi all'interno della chat di YouTube. Donatella, allora a questo punto me la servi su un piatto d'argento, in un certo senso, la prossima domanda. Allora, dato
è possibile interpretare in maniera individuale i propri sogni o bisogna andare per forza da uno psicoterapeuta per poter veramente, no, in qualche maniera diventare coscienti del messaggio inconscio che è contenuto all'interno dei nostri sogni? Allora, ni. Okay. Nel senso che l'ideale è ovviamente fare un lavoro molto più raffinato e molto più dettagliato con un terapeuta, per il semplice fatto che se noi portiamo i sogni a qualcuno che ci lavora con i sogni e che sa qual è l'importanza di questi sogni, riusciamo a fare un lavoro veramente molto più raffinato e molto più accurato, perché poi i sogni che cos'è che sono? Sono il nostro inconscio che ci parla e noi non sempre riusciamo a capire che cosa ci sta dicendo. Tra l'altro il terapeuta, questo vale per qualsiasi tipo di terapia, è l'occhio esterno, quindi è la nostra guida, per cui è già di per sé questo in generale ha una funzione diciamo indispensabile. Nel caso del sogno io dico sempre è molto utile portare i sogni in terapia, ma se è per tutta una serie di motivi che possono essere non c'ho voglia in questo momento, non voglio iniziare un percorso terapeutico, non ho soldi, qualsiasi motivo, io do sempre delle indicazioni che se vuoi possiamo dare su come iniziare a lavorare con i sogni. Ognuno di noi può cominciare a fare dei piccoli passi e comincia a prendere contatto col proprio mondo interno e con i propri sogni, e questo può essere anche un esercizio molto utile. Quindi Donatella, tu sostieni sostanzialmente, sostieni sostanzialmente che quindi non è necessario per forza andare in psicoterapia, dove comunque si potrebbe ricevere un'interpretazione molto più completa, ma esiste quindi un metodo anche che le persone possono utilizzare, no, da se stesse per lavorare sui propri sogni. Ecco, quali sono questi punti chiave secondo te? Dove si parte per poter cominciare a elaborare e a dare significato ai nostri sogni? Allora, quello che si fa in terapia è il lavoro analitico più profondo. Quello che noi possiamo fare da soli è cominciare a prendere nota dei nostri sogni e cominciare a prendere poi contatto con i nostri sogni. Questo noi lo possiamo fare già da soli. E quello che io consiglio di fare è intanto tenere un quaderno sul comodino, una penna e un quaderno sul comodino. La mattina, appena svegli, quello che dobbiamo fare è subito, nell'immediato, annotare il sogno. E quindi segnare proprio tutto il sogno, esattamente così per come lo ricordiamo, evitando di mettere i commenti, di fare altro, di dire. Il sogno va scritto così com'è. Se poi vogliamo aggiungere delle note, delle sensazioni, delle emozioni, lo possiamo fare in basso, alla fine del sogno. Quindi noi scriviamo il sogno, la data, scriviamo il sogno e se vogliamo mettiamo anche un titolo. Lo lasciamo stare in pace, non lo interpretiamo. Cioè, il sogno è come un buon vino, va lasciato decantare, quindi non mettiamoci a fare interpretazioni sul significa questo, significa quello, ho sognato questo. No. No. Ok. L'ho già detto, no? Perché questa è una cosa che viene sempre fatta, uno sogna qualcosa, perché si crea sempre confusione. Tra l'altro ricordiamoci sempre che il contenuto del sogno è un contenuto inconscio e noi non sempre riusciamo a capire qual è il linguaggio dell'inconscio. E quindi facciamo tanta fatica a capirlo e alla fine andiamo su territori che non sconosciuti o magari diamo un senso che è molto diverso. Ok, quindi va lasciato decantare una volta scritto. Dopo quanto tempo si deve riprendere in mano, diciamo, il proprio sogno? In realtà già o la sera, io consiglio anche dopo un paio di giorni, lo possiamo rileggere e vedremo che già comincia ad acquistare un senso. Ripeto, è chiaro che se questo sogno lo portiamo in terapia ha molto più significato, perché il terapeuta ci guida anche rispetto al lavoro che stiamo facendo in terapia. Però se noi in questo momento non vogliamo andare in terapia, possiamo comunque iniziare a scrivere i nostri sogni e può essere veramente molto utile cominciare a prendere contatto con la nostra parte interna. E solitamente io però a questo punto mi sento sempre fare un'obiezione, questo consentimi, perché tutti mi dicono ma la mattina come si fa? Vado sempre di corsa, il cane, il gatto, vero, marito, figli, come faccio? Allora, parte che per annotare
Un sogno ci vogliono 5 minuti di orologio, proprio 5, non di più. Quando diventate esperti ce ne vorranno 5. Però se proprio non ce la fate, c'è un piano B, perché c'è sempre un piano B, come buona anche la seconda, ed è Ok. questo. Scrivete la data e scrivete delle parole chiave del vostro sogno. Quindi, che ne so, se avete sognato il cane, un cane oppure un mare, scrivete che era giorno, non Ti so, scrivete faccio delle parole proprio un esempio chiave. concreto, Sì. Donatella, perdonami se ti interrompo, perché c'è Danilo, no, che chiede, fa questa domanda, che può aver senso, no, in questo momento, ci può fare anche da esempio. No? Buongiorno a tutti, per mesi sognare la fine del mondo, che significato possiamo dare? No? Quindi se potessimo prendere per esempio, no, come caso questo di Danilo, quindi Danilo cosa dovrebbe fare seguendo proprio questo diario del sogno che ci stai Allora, descrivendo? intanto lui li dovrebbe annotare sempre. È chiaro che questo è il classico tema ricorrente dei sogni. Ovviamente no, io no, non possiamo fare noi un'interpretazione perché non sappiamo cosa sta accadendo nella vita di Danilo, in quale fase della vita lui si trova. Però in generale quello che possiamo dire, se lui, questo è un tema ricorrente, come per tutti i temi ricorrenti, significa che c'è qualcosa che è un nodo complessuale che noi non abbiamo risolto, c'è qualcosa che non stiamo osservando e l'inconscio ce lo ripresenta. C'è un problema che ci viene riproposto più volte e questi sono i temi ricorrenti dei sogni. Il fatto che noi non affrontiamo un problema e l'inconscio nel tempo lui ce lo ripropone. È questo. Quindi stavi dicendo che esiste un metodo seguendo delle parole chiavi, cioè, quindi non serve Sì. scrivere tutto, tutto nel dettaglio il Se sogno, ma si allora può procedere per parole chiavi. l'ideale è annotarlo. Perché è chiaro che se io la mattina scrivo il mio sogno, sicuramente annoto proprio tutto, con una dovizia di particolari maggiore. Più dettagli ho, più informazioni ho anche rispetto al mio inconscio e anche a come si sta muovendo realmente il mio mondo interno. Però se ci sono tutte queste congiunzioni astrali che si devono allineare, segniamo delle parole chiavi e poi più tardi ci ritorniamo e lo scriviamo. Quello che consiglio però di fare, e qui mi raccomando veramente tanto, è di farlo nel più breve tempo possibile. Perché è chiaro che se io segno queste parole chiave la mattina alle 7 quando mi sveglio e poi il sogno lo vado a scrivere la sera alle 10, quando tra il sogno e il sogno sognato e la stesura c'è in mezzo tutta una giornata, è chiaro che c'è una grossa interferenza, quindi Certo. mi sarò perso veramente tante cose. Per chi disegna, per esempio, un'altra cosa che può essere molto interessante e molto utile è fare un disegno. Io, per esempio, ho avuto una paziente per un certo periodo, lei mi diceva: io non sogno mai, io non sogno mai. Però la mattina, quando si svegliava, lei disegnava. In realtà, nel lavoro poi che è emerso, ci siamo accorte che lei sognava, semplicemente disegnava il suo sogno e poi noi lavoravamo su questo, su quel disegno che di fatto poi era il suo sogno. Se qualcuno disegna può fare anche un disegno del proprio sogno. Ricordiamo che noi, allora, ognuno di noi in questo momento deve pensare ai propri sogni. Quando sogniamo, che cos'è che sogniamo? Noi abbiamo un'immagine. Quindi il sogno è immagine, quindi disegnarlo sarebbe l'ideale, però ripeto, va bene Certo. riportarlo, annotarlo è fondamentale. Ok, mi sto facendo delle domande mentre mi descrivi un pochino Sì. questo diario del sogno, no? Che potremmo costruire, no, anche da noi. E mi chiedo, nell'annotare le cose, dovrei annotare, non so, parole chiavi che descrivono proprio la sceneggiatura del sogno o anche annotare, per esempio, come mi sono sentito mentre stavo sognando? Allora, quando si annota il sogno, si deve annotare il sogno così com'è. Perché quando tu cominci a mettere delle altre cose, metti delle cose che fanno parte della tua coscienza di quando tu sei sveglio, ma è una tua, diventa poi veramente una tua interpretazione. Tu devi annotare il sogno, devi restare quanto più possibile fedele al sogno, non a Ok. quello che succede dopo. Ecco perché io dico che è molto importante annotare nell'immediato il sogno e preferibilmente scriverlo tutto.
Diciamo che l'annotare le parole chiave è una sorta di piano d'emergenza, ecco. Ok, per esempio, visto che Danilo parlava appunto dell'Apocalisse, no? È entrato un po' nel dettaglio. Per lui potrebbe essere utile, per esempio, non so, descrivere una scena attraverso parole chiavi e usare le parole chiave anche per descrivere come si è sentito dentro al sogno, magari Allora, la paura, o le persone che c'erano nel sogno e quindi, non so, mi sono sentito di, non so, di dover salvare tutti quanti. Ecco, me lo sto chiedendo in maniera proprio brutale, però no, è interessante questo strumento che ci stai dando. sì, è interessante quello che, allora, dato che ha questo tema ricorrente, sarebbe interessante se lui cominciasse a segnare i sogni e a scriverli proprio nel dettaglio. In basso, cioè, intanto scrive tutto il sogno, poi sotto il sogno e dà un titolo al sogno, perché è tanto importante anche dare Quindi un bisogna dare titolo. anche Il un titolo, titolo. sì, perché il titolo è una sintesi, quindi è tanto importante dare anche un titolo. In basso poi può mettere delle note con le sue emozioni, che sono già qualcosa di separato rispetto al sogno, ma che descrivono le emozioni che lui ha avuto quando poi si è svegliato, ma sono a parte, in modo da non confondere i due piani. Poi, se Ok. questo tema è così continuo, sarebbe tanto interessante se lui effettivamente lo portasse in terapia e ci lavorasse, perché se si ripresenta, vuol dire che c'è qualcosa su cui bisogna lavorare. E che potrebbe essere interessante, come dire, sciogliere questo nodo. Ok, quindi Donatella, sintetizzando questo strumento che ci stai sostanzialmente aiutando a costruire, potremmo dire si può lavorare sui propri sogni in maniera individuale? Sì, lo si può fare costruendo un diario del sogno che dobbiamo compilare il prima possibile appena ci svegliamo, diciamo descrivendo anche solo per parole chiave il contenuto del sogno e una stazione. Aspetta che. Ecco, Sì, ci mi stanno. spiace. Rumori di sottofondo, va Il bene? bello Quindi della diretta. il bello della diretta. Quindi creando magari volendo un paragrafo anche a parte dove descriviamo anche le emozioni che abbiamo vissuto dentro al sogno, dando un titolo esplicito, sintetico di quel sogno lì, aspettando poi però di riprenderlo almeno un paio di giorni, da quello che ho capito. Sì, il sogno va ripreso dopo, non facciamo interpretazioni subito, riprendiamolo dopo, perché nell'immediato ancora è, come dire, è un po' troppo fresco, per cui non riusciamo a dare un senso a quel contenuto nel tempo. Poi è ovvio che all'inizio, quando noi cominciamo a stilare il nostro diario dei sogni, che ripeto, sarebbe sempre meglio annotare il sogno per intero. Perché quando noi segniamo le parole chiave e poi lo riprendiamo dopo, qualche pezzo ce lo perdiamo sempre, quindi segniamo sempre il sogno per intero. Lavorarci col tempo poi ci sarà utile capire che cosa ci stanno dicendo i sogni. Una cosa molto interessante, se noi annotiamo i sogni per un tempo ragionevolmente lungo, è che ci accorgeremo che leggendoli c'è una trama, e quella è la trama della nostra vita. Ci sono, per esempio, dei temi, ognuno di noi ha dei temi ricorrenti continui, perché magari ci sono delle complessualità specifiche per ognuno di noi, oppure ci sono magari dei sogni particolari che noi facciamo in alcuni momenti e che lo sono per ognuno di noi, quindi in base anche al periodo che stiamo attraversando. È la trama proprio della nostra vita notturna, cioè noi passiamo un terzo della nostra vita a dormire, quindi a sognare. Vogliamo dare un senso a quello che facciamo? Ok, quindi ha proprio senso, mi dicevi tu, annotarli giorno per Sì. giorno, ogni volta che vengono fuori, perché poi una volta che ne avremo accumulati qualcuno, potremo avere proprio in una visione più alta la trama della nostra vita, addirittura, no? Dei Sì. temi ricorrenti importanti. Ottimo. Donatella, grazie per questo strumento. Non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a Sì, questo. no, no, rispetto a questo volevo solo dire che è proprio un metodo, cioè lavorare con i sogni è proprio un modo per imparare a conoscersi e per imparare ad avere un contatto proprio con la parte più intima di sé. Questo. Ok. Allora, ti dovrei fare una serie di domande che sono banali, ma sono ricorrenti a proposito di Ok. ricorrenza nel mondo dei sogni, anche perché giustamente non tutti, no, studiano psicologia, sono psicoterapeuti e quindi ne sanno come ne sei tu. E, tu hai detto prima, per esempio, hai citato il fatto che hai avuto anche una paziente che ti diceva io non sogno. Allora, ti volevo chiedere proprio questo. È veramente così, nel senso, esistono persone che non sognano per niente? E innanzitutto, se è vero o non è vero, e che significato ha questa cosa di non sognare o di
non ricordare i propri sogni. No, non esistono persone che non sognano. Sogniamo tutti, anche perché, come sappiamo, vabbè, qui senza dilungarci troppo sulle fasi del sonno, che non le certo. spieghiamo, però c'è la famosa fase REM, che è la fase in cui sogniamo e ce l'abbiamo tutti. Il fatto che non si ricordino i sogni è proprio noi non ricordiamo il sogno, non è che non sogniamo, che è una cosa ben diversa. E il non ricordare il sogno può essere dato da due motivi. Intanto perché magari la mattina ci svegliamo, abbiamo il sogno che è un po' labile, non lo annotiamo, vedete perché è importante segnarlo, e quindi ce lo perdiamo e poi alla fine uno ha la sensazione veramente che non sogna mai. Oppure veramente non ricordiamo il sogno e quindi abbiamo una sensazione che quella notte non abbiamo sognato e questa cosa magari si ripete per molto tempo, perché, come abbiamo detto all'inizio, i sogni cosa sono? Sono un prodotto del nostro inconscio, quindi sono la nostra parte più intima. E magari c'è qualcosa di molto complesso, di molto forte, che fatica ad arrivare alla parte cosciente e quindi in qualche modo viene veramente censurato, rimane bloccato nella parte più profonda. Okay. E in quel momento rimane lì. Ma noi sogniamo, non è che non sogniamo, semplicemente non ce lo ricordiamo. Quindi stiamo tranquilli, sogniamo tutti. Mm-hmm. Io apprezzo quello che hai detto, soprattutto rispetto a che funzione hanno, no, i nostri sogni. I nostri sogni sono lo strumento per eccellenza, forse, no, per poterci conoscere, proprio come dicevi tu, perché rimandano dei messaggi inconsci che nella fase conscia della nostra giornata, della nostra quotidianità e per tutti gli elementi di distrazione, di stress e di altro, non riusciamo poi veramente ad accedere. Ci confermi che è vero un po' questa cosa, no? Che i sogni sono legati ai nostri desideri, ai nostri bisogni inconsci e che se non li impariamo a raccogliere resteranno un po' incastrati dentro di noi? Allora, desideri dipende da cosa intendiamo per desideri. Consideriamo che l'80% dei nostri sogni sono sogni personali, cioè sono sogni che riguardano veramente la nostra vita personale e quindi riguardano tutta una serie di difficoltà, di cose che dobbiamo affrontare, di cose su cui dobbiamo lavorare. E quindi è ovvio che fanno parte della nostra vita. E li dobbiamo affrontare, dobbiamo vedere. I sogni poi, tra l'altro, dicono la verità. Cioè, diversamente da tutto il resto su cui si può mentire, nei sogni noi non possiamo mentire. I sogni dicono veramente la verità, perché ci portano quello che è. Okay. Ma un'altra esperienza che noi facciamo è quella, per esempio, di un certo tipo di sogni, no? Che sono, noi chiamiamo gli incubi. Allora, ok, no? È perché quante volte ci è capitato, no, di fare questa esperienza durante la nostra, no, la nostra vita notturna. Allora ti volevo chiedere qual è il significato che dai tu agli incubi e che cosa possiamo farci con questa esperienza qui. Allora, gli incubi sono nostri amici, intanto cominciamo così. Come abbiamo detto, io questa cosa l'ho detta più volte, se il sogno è un contenuto dell'inconscio, anche l'incubo lo è. Semplicemente l'incubo ci sta dicendo che ha portato alla nostra attenzione un contenuto più di una volta e noi lo abbiamo ignorato. Ha fatto una volta, due volte, tre volte. A un certo punto l'inconscio decide di fare un piccolo elettroshock al nostro inconscio e ci manda un incubo, così noi ci svegliamo. Noi dobbiamo immaginare l'incubo un po' come una sorta di film straniero sottotitolato, e il sottotitolo dell'incubo è: per quanto tempo ancora pensi di ignorarmi? Sostanzialmente è così, perché significa che c'è un problema che noi stiamo trascurando, c'è qualcosa che noi non vogliamo affrontare e quindi ci viene riproposto tramite incubi. A me è capitato di pazienti che più mi portavano incubi ricorrenti, però era sempre lo stesso, non era diverso, perché magari c'è proprio quella parte, cioè, tu rimani bloccato in un punto ben preciso, finché non lo affronti rimani lì. Questo è l'incubo, quindi dobbiamo imparare a vedere l'incubo veramente come un nostro amico, come qualcuno che ci sta dicendo: devi risolvere un problema e lo devi fare subito.
Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast dove abbiamo finalmente affrontato, mi verrebbe da dire, il tema dei sogni, quindi sono contento di aver risposto a questa vostra necessità, a questa vostra curiosità e a questo bisogno che tutti quanti noi esseri umani abbiamo di comprendere meglio i nostri sogni e attraverso i nostri sogni accedere al nostro inconscio. Quindi insomma questa è un estratto ovviamente dell'intervista completa che abbiamo realizzato io e Donatella Taverna. E quello che ti consiglio di fare, se non ti basta ma ne vuoi di più, hai proprio fame di psicologia, di crescita personale e vuoi veramente avere questi contenuti in termini totalmente completi e approfonditi, di andare sulla mia pagina Patreon che trovi sempre nel link che trovi in fondo agli episodi e cliccare sul link diventa finanziatore, e da quel momento in poi potrai scegliere anche tu quale livello, diciamo, di crescita, di liberazione vuoi raggiungere attraverso i contenuti del podcast Liberamente, così come hanno fatto già tantissimi altri ascoltatori come te di questo podcast, che vado subito a nominare e a ringraziare. Ringrazio quindi Maria Stella, Occhio Nero, Erika, Davide Forgione, Paolo Gagge, Carmen, Guerini, Danilo Cozzolino, Andrea Guido, Francesca Ferrari, Elisa Scarantino, Francesca Porcelli, Anna Rita Corsi, Paul Biliga, Domenico, Luca Fabbracci, Salvatore Latina, Maria Ecates, Lorenza D'Andrea, Rosa Maria Muratori, Gianluca Zinna, Fabiola Scascitelli, Simona Flower, Michele Russo, Fabrizio Imola, Bicchetto Alessandra, Pierluigi, Beatrice Gorgoni, Vittoria Borgia, Luis Antonio Gagliardi Prado, Giovanna Verde, Maria Rosa Danieli, Claudia Moncado, Zendo Gresner, Natascia Zanola, Giuseppe Marotti, Taurino Leonardo, Alessandro Raso, Lucilla, Alberto Pala, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Michele Musano, Alfonso Moschesi, Silvia Spinelli, Barbara Bechelloni, Letizia Bibbi, Fortuna Marrone, Giovanni Aricò, Francesca Marocco, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia Polla, Andrea Molinari, Robert, Sara Veltri, Veronica Cartullo, Savino Serra, Alessandro Sangio, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni e Alessia Cecconi. Mamma mia ragazzi, siete veramente tanti. Queste persone che ho appena nominato sono coloro che permettono a me e a te di continuare a ascoltare il podcast Liberamente, perché hanno deciso di sostenermi economicamente anche con una cifra molto piccola, magari per voi, ma una cifra molto grande per me, non in termini di ricchezza economica ma in termini di energia, di motivazione, di sapere che all'interno di questo podcast non ci sono soltanto io a parlare davanti a un microfono, ma ci siete tutti quanti voi che mi aiutate e mi sostenete anche in questo sforzo di produzione, che non è veramente una cosa da poco. Quindi ringrazio tutti i finanziatori, e se anche tu vuoi aggiungerti, a unirti alla famiglia dei finanziatori, beh, vai nel note di questo episodio, clicca sul link appunto diventa finanziatore e arriverai alla pagina Patreon. Lì potrai scegliere il tuo livello di finanziamento e da quel momento in poi diventare coautore, coproduttore, finanziatore di questo magnifico progetto che è il podcast Liberamente. Va bene ragazzi, anche oggi è tutto, io ti ringrazio per essere arrivato qui a questo punto dell'episodio e ovviamente ti do appuntamento sempre qui con me su podcast Liberamente per continuare a parlare di psicologia e crescita personale e farlo insieme. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, costruisci e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nerone.